Questo parcheggio qua si trova proprio sotto l'inizio del sentiero per la diga, che è il primo punto. Superata quella, incomincerà tutto un sentiero che ci porterà al rifugio Bignami e da lì con un'altra ora arriveremo al ghiacciaio Fellavia. Allora, l'ultimo parcheggio disponibile prima di incominciare il sentiero che ci porterà lungo la diga di Campomoro è appunto il parcheggio, quello sotto la diga di Campomoro. Costa 1 euro all'ora o altrimenti con 6 euro fate tutta la giornata. Solamente monete, altrimenti si può pagare con Easy Park, quindi collegate la vostra targa all'applicazione e pagate tranquillamente con PayPal, insomma con carta di credito, quello che volete. Dietro di me la diga di Campomoro. Ora incominciamo la salita da questa parte. In un'ora, un'oretta e un quarto dovremmo arrivare al rifugio Bignami, che è la prima tappa. Penso che lì mangeremo anche qualcosa e poi dopo si incomincia la seconda parte del sentiero e partiremo dal rifugio per arrivare sotto il ghiacciaio Fellardia. Oggi ho voglia di parlarvi di questo ghiacciaio. Non stiamo scherzando, purtroppo, perché è un ghiacciaio a rischio estinzione in quanto si sta sciogliendo e gli artefici di questo problema dello scioglimento siamo noi a causa del cambiamento climatico. Ma del cambiamento climatico ve ne parlerò poi dopo in modo semplice, veloce ma approfondito e quindi ora godetevi questo paesaggio senza far fatica, tanto la fatica la faccio io che c'ho già il fiatone. Allora, abbiamo sbagliato sentiero perché praticamente al primo svincolo, ossia questo svincolo qua, noi abbiamo girato a sinistra vedendo che la diga era sulla sinistra. Invece c'è questo sentiero qua dietro alle nostre spalle che adesso intraprenderemo e incomincia da qui la vera salita verso la diga. Quindi abbiamo già imparato che non dobbiamo seguire il naso ma i sentieri. Comunque è meraviglioso, ragazzi. Meraviglioso, bello, bello, bello. Non vedo l'ora di raccontarvi la storia del ghiacciaio perché è un argomento, come sapete, o se siete nuovi, imparerete presto a scoprire che sono amante della natura. Per questo ho anche fatto delle scelte che poi ne parlerò in un prossimo video. E il cambiamento climatico è una cosa che mi sta a cuore, ma che dovrebbe stare a cuore a tutte le persone perché non possiamo scherzare con determinati argomenti come il cambiamento climatico, anche perché siamo gli stessi abitanti, cioè noi abitiamo su questo pianeta e di conseguenza non possiamo fare tutto quello che ci va. Dobbiamo pensare a cose molto importanti come la nostra salvaguardia e bisogna un attimino ridurre determinate cose. Allora, il primo step. Praticamente si passa all'interno di questo mini boschetto e poi ci troviamo sotto lei, sotto queste enormi diga. Il sentiero che andremo a intraprendere oggi è il sentiero glaciologico Luigi Marson. Faremo un pezzo di anello perché comunque le condizioni meteo non sono delle migliori tra qualche ora e di conseguenza andremo sotto il ghiacciaio. Questo sentiero glaciologico che stiamo andando a fare oggi è stato, diciamo, inaugurato, partito nel 1996 dal Servizio Glaciologico Lombardo, che praticamente ha iniziato a voler sviluppare un maggior afflusso di turismo, appunto facendo conoscere questo sentiero al turismo. Il sentiero prende nome da Luigi Marson perché nel 1899 incominciò proprio lui a dare delle prime descrizioni glaciologiche su questo posto e di conseguenza il nome del sentiero è a lui dedicato. Allora, dopo questa salita che vedete alle mie spalle, praticamente basta, cioè vi si sconvolge il mondo. Si arriva lungo questo ponte che è da attraversare per andare in direzione al rifugio Bignami, che è quello là con la casettina piccolina che si vede lassù, e poi dietro già c'è il ghiacciaio. Ho iniziato a riprendere
circa 2-3 minuti dopo della mia salita qui al ponte, perché ho avuto abbastanza un attacco di magone per quanto sia bello questo posto a livello naturale, e non ci rendiamo conto che potremmo andare incontro veramente a dinamiche molto brutte, molto negative, e spero che ciò non accada, perché la natura è qualcosa di meraviglioso. E spero di farvi passare questo messaggio che è molto molto importante per me. Ora continuiamo il percorso, fino al rifugio ci si mette un'ora e poi un'altra ora per arrivare al ghiacciaio. Non vedo l'ora, ragazzi, sono emozionato e spero di riportarvi qua in viaggio con me per goderci insieme questo spettacolo, tutti insieme. Comunque, dove ci troviamo? Ci troviamo nell'alta Val Malenco, sopra Sondrio, quindi da Milano ci abbiamo messo circa un'ora e mezza da arrivare fino a Sondrio e poi un'altra oretta per salire qua. Il ghiacciaio Fellaria, si trova oltre i 3500 metri. Peccato che durante gli anni, tanti anni, ha iniziato a sciogliersi e di conseguenza la parte che noi andremo a vedere è vicina ai 2000. Dovete sapere che fino a diversi anni fa il ghiacciaio aveva un'estensione, un'area di 23.000 km quadrati, mentre ad oggi siamo a 9.000 km quadrati. È qualcosa di assurdo pensare che in così poco tempo si sia sciolto in questa maniera incredibile, ed è un luogo meraviglioso. E non vedo l'ora di essere sotto il ghiacciaio per potervi parlare del cambiamento climatico che a me sta molto a cuore. Intanto questa è l'altra diga, quella che si vede dal rifugio Bignami, che è là avanti. È pazzesco. Finisco le parole quando vedo queste cose, perché, cioè, devo parlare? No. Il sentiero per arrivare al rifugio comunque così. Allora, dovremmo più o meno esserci. Il sentiero effettivamente com'è? Com'è? Raccontamelo. Sei sudato? È facile una discesa. No, il sentiero effettivamente è impegnativo, non complicato, impegnativo a livello di fiato, quindi vi consiglio di fare prima sentieri per abituarvi a camminare a salite, discese varie, a terreni che cambiano, perché ci sono, come in questo caso, sterrato, però alcuni momenti è tutto roccioso, pieno di sassi, quindi bisogna stare un attimo sul pezzo. Siamo più della metà del percorso, ogni volta che ci troviamo dinanzi a questo spettacolo è veramente ammirevole, è qualcosa di che mi lascia senza parole completamente. Comunque sia, colori del genere, cioè, ragazzi, il Canada, io sono innamorato di questi posti. Prima tappa, il rifugio, e penso che ci spareremo una polenta, spero. Mentre il ghiacciaio ce lo troviamo ancora a un'ora di distanza da qua, e adesso ve lo faccio vedere. Lì c'è tutto il torrente, il ghiacciaio sta in alto, ma penso che quella sia la parte più alta. Dietro di me ci sono delle casette di pietra favolose che ho appena visto, e il paesaggio è mozzafiato, cioè sembra di essere dentro a un film. Allora, la situazione è questa: non sta piovendo tantissimo, ci sono poche gocce, siamo appena usciti dal rifugio e adesso ci aspetta un'ora e un quarto di sentieri per arrivare al ghiacciaio. Bisogna stare attenti, ci hanno consigliato proprio di stare attenti, perché con un po' di pioggia che c'è stata il sentiero è diventato un attimino più complicato rispetto a prima. Comunque iniziamo, se ce la facciamo
Bene, quello è l'obiettivo della giornata di oggi. Se non ce la facciamo, torniamo indietro, perché comunque non bisogna scherzare con la natura, bisogna rispettarla sempre. Allora, questo qui è un punto fondamentale, perché in pratica bisogna superare questo ponticello in legno e proseguire verso quella parte per il ghiacciaio. Adesso bisogna stare molto attenti, poiché ha piovigginato e quindi i sassi non sono del tutto asciutti. Bisogna stare attenti con i piedi, altrimenti e si vola via. Secondo pontile da attraversare, bisogna andare sempre in quella direzione là. Questo paesaggio, ragazzi, comunque è mozzafiato, è divino. Allora, le temperature per fortuna sono cambiate, solo che in questo tratto è un attimino complicato, ossia che bisogna proprio scalare questi sassoni enormi. La maggior parte sono stabili, il fatto è che quelli piccolini, insomma, mettendoci piede un attimo traballano, però basta tenersi a quelli grossi che non si staccano e il ghiacciaio è sempre più vicino. Ragazzi, siamo giunti quasi sotto la parte est del ghiacciaio Fellaria. Alla nostra sinistra, nella parte ovest, c'è l'altra parte, e dovete pensare che fino a 150 anni fa, praticamente dove sono io in questo preciso istante, c'era il ghiacciaio. Quindi tra poco vi faccio vedere il retro e a questo punto iniziamo veramente a capire quanto il cambiamento climatico sta influenzando il nostro modo di vivere, soprattutto in natura. Non ci diamo peso, però dopo vi spiego che cosa succede se non stiamo attenti e ci diamo una regolata, perché possono accadere cose veramente brutte. In ogni caso, nella parte ovest, quindi da quella parte, si trova il lago Palù, che già avete visto sul mio canale. Se non l'avete visto, vi lascio la scheda qui in alto a destra, che sarà di qua, e in descrizione vi lascio link, articolo e tutto, così almeno potete farvi un'idea anche su questo posto. Ora, dopo che ci siamo superati i miliardi di sassi arrampicati in stile Tomb Raider, mancherà sti benedetti 20 minuti e saremo sotto le pendici di questo incredibile ghiacciaio. In ogni caso, ricordiamoci che il ghiacciaio arrivava fino a qua e adesso è tutta roccia, erba, e praticamente si è sciolto ed è già abbastanza triste così. Questo penso che sia l'ultimo ponte, perché il ghiacciaio è là. Quindi, superata questa parete di roccia, saremo arrivati. Ragazzi, scherzavo! Quello! Quello là! Ci stanno un po' di animali. Raga, sono distrutto, l'ultimo pezzo è stato incredibilmente duro, ma perché nello zaino c'ho 800 kg, poi arrivi davanti qua e ti scoppia il cuore, è un'emozione incredibile. Lascio parlare le immagini. Thank you.
ragazzi, siamo finalmente arrivati. Siamo proprio arrivati in riva, qui, nella zona est del ghiacciaio Fellaria. Ci troviamo davanti al ghiacciaio, ma questo ghiacciaio è a rischio estinzione. Ma perché è a rischio estinzione? Come sempre ci mettiamo uno zampino noi esseri umani. In sostanza, che succede? Questi gas naturali che si trovano già all'interno della Terra, nell'atmosfera, fanno da campana di vetro per il Sole, impedendogli di tornare nell'atmosfera, e in questo caso, in questo modo, si provoca un riscaldamento globale. Dato che questi gas sono già presenti qui all'interno del nostro pianeta, nella nostra atmosfera, ecco che noi esseri umani, per i nostri bisogni, attività, lavori e tutto quello che siamo riusciti a fare, soprattutto dall'epoca industriale in poi fino ai giorni nostri, hanno fatto sì che gas come anidride carbonica, metano e ossido di azoto aumentassero in maniera drastica. Pensate che nel 2020 la concentrazione di anidride carbonica, CO2, è aumentata del 48% rispetto all'epoca preindustriale, ossia prima del 1750. E questa cosa mette i brividi, cioè ci siamo evoluti, sì, ci sono tante cose positive, sì, però dobbiamo darci una regolata, perché questo va a causare altre cose che tra poco vi dico. La deforestazione è un altro argomento molto sensibile che sta prendendo negli ultimi anni piede, anche perché gli alberi cosa fanno? Oltre che ci danno ossigeno e effettivamente ci danno la possibilità di respirare e di vivere, catturano anidride carbonica, e quindi, dato che catturano anidride carbonica, capite bene che se andiamo a deforestare foreste, alberi e boschi, cioè creiamo un casino. E poi un albero non è che cresce dall'oggi al domani, di conseguenza evitiamo la deforestazione, perché almeno la natura fa il suo corso, oltre che comunque non solo ci toglie l'anidride carbonica, ma bensì è incredibile perché... Porca vacca, assistere a una cosa del genere non me l'aspettavo, ho la pelle d'oca. Comunque, dicevo, la cosa molto importante è non abbatterli, anzi, cerchiamo di piantarli. Ci sono tanti siti, tantissimi siti che danno l'opportunità di piantare un albero e quindi di aumentare questa cosa, di aumentare le piante nel mondo, perché sono importanti. Altra cosa molto importante, si tratta proprio della nostra alimentazione, del nostro modo di vivere, perché il mangiare è ciò che ci permette di vivere ogni giorno, e quindi la produzione eccessiva di allevamento di bestiame come bovini e ovini, loro durante la digestione producono una quantità incredibile di metano. Cosa si può fare? Se andiamo a diminuire il consumo di carne, oltre che evitiamo sempre delle macellazioni di questi animali che, poverini, cioè effettivamente la loro vita è lì, bella tranquilla, che pascono, che si vivono la natura in santa pace, e poi la cultura nostra è stata quella di mangiare carne. Non voglio stare qua a fare discorsi sul diventare vegetariano o vegano, però se vi date una regolata, ognuno di noi si deve dare una regolata. Io ho fatto una scelta nelle ultime 3 settimane, e poi ve ne parlerò in un altro video, ma comunque, se andiamo a diminuire il consumo di carne, andiamo a diminuire la produzione incredibile di allevamento di bestiame, e di conseguenza, oltre che mangiamo meglio noi e conduciamo una vita più sana, loro potremmo anche lasciarli vivere in santa pace, a pascolare, a godersi la vita così come madre natura gli ha donato. Per questo mi tengo un attimo il telefono davanti con gli appunti, perché è un argomento che va detto per bene e non vorrei avere fraintendimenti. Ma dovete sapere che nell'ultimo decennio abbiamo registrato le temperature più alte in assoluto da quando esistiamo, da quando siamo al mondo. Di conseguenza, questo cosa va a portare? Oltre allo scioglimento di ghiacci, il problema è che ci potrebbe essere un innalzamento della temperatura dello 0,2 gradi. Questo sembra una cavolata, ma voi immaginate un innalzamento della temperatura del genere, oltre che porta scioglimenti di ghiacci, ne abbiamo assistito uno in diretta e non è stato bellissimo,
Ma a cosa porta? Agli innalzamenti del mare. Quindi se si innalza il mare, città per esempio come Venezia o le isole stesse iniziano a rischiare di essere sommerse. Ma non solo, cioè questa è la parte più preoccupante, sì, ma se poi crollano comunque le montagne, le rocce, i nostri boschi, mentre stiamo facendo una passeggiata, potremmo rischiare di avere una valanga e rimanerci secchi. Di conseguenza cerchiamo di, ognuno di noi, di darci una regolata su questo, perché noi qua siamo di passaggio, la natura si risistemerà sempre e noi tempo 70, 80, 100 anni per chi va bene, passiamo e via. E voglio passare il messaggio ai più giovani, ma anche a voi genitori che magari state guardando questo video, a voi adulti che state guardando questo video. Possiamo migliorare tutti insieme con delle piccole abitudini che fanno una differenza incredibile, come anche il consumo dell'acqua. Cioè, mentre vi lavate i denti, lavate i piatti, pensateci. Mentre lavate i denti non c'è bisogno che l'acqua scorra, o mentre lavate i piatti, piuttosto cercate di fare in una maniera molto più veloce o in una maniera più organizzata. Altre tante cose, la doccia, invece che mezz'ora di doccia, per quanto sia bello, e con l'acqua calda, provatela a fare di 5 minuti, mettete il timer, ve lo assicuro, ci si arriva, ci si può arrivare molto tranquillamente e non succede nulla se facciamo una doccia di 5 minuti. E che dire? Questo era tutto un discorso sul cambiamento climatico che ho voluto farvi in maniera semplice, veloce e spero poco pesante. Adesso non mi resta che augurarvi una bellissima serata, una bellissima giornata in base a quando vedete questo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Instagram e vi aspetto in viaggio con me, anche se questo viaggio è stato veramente tosto, ma molto molto importante per me per spiegarvi questo. E godetevi uno spettacolo del genere, anche perché purtroppo mi sa che nell'arco di non so quanti anni, ma sparirà del tutto. E è una cosa veramente triste. Adesso però salutiamoci con il sorriso, per quanto si possa, in questo momento. E un abbraccio a tutti voi. Vi aspetto mercoledì prossimo alle 19.